valenza turistica e quindi anche economica. E poi l'altra notizia è che da Ancona a metà novembre partiranno non solo treni ad alta velocità di Trenitalia, ma anche della compagnia privata Amico, Italo, chiedo scusa. E questo nonostante la stazione di Pescara sia per numero di viaggiatori superiore a quella di Ancona. Quindi non si arretra di 100 km a sud di Ancona la partenza di questi treni ad alta velocità e si isola una regione di oltre 1.300.000 abitanti. Grazie. La ringrazio, è iscritta a parlare l'onorevole Spessotto, ne ha facoltà. Grazie Presidente. È di poche ore fa la notizia che i militari della Guardia di Finanza di Taranto hanno notificato in Puglia l'avviso di chiusura delle indagini preliminari a 53 indagati dell'inchiesta per disastro ambientale a carico dell'Ilva. Tra gli indagati ci sono anche il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, indagato per concussione aggravata in concorso nei confronti del Direttore Generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, e il Sindaco di Taranto, indagato per omissione. In particolare, secondo quanto indicato negli atti dell'accusa, nei mesi scorsi Vendola avrebbe tentato di far fuori il direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, figura sgradita all'azienda Ilva. Dagli atti si evince che il presidente Vendola avrebbe costretto Assennato a modificare la posizione sull'Ilva, minacciandolo di non confermare il suo incarico alla direzione dell'ARPA in scadenza a febbraio 2011. Vendola lo avrebbe quindi costretto ad ammorbidire la posizione dell'ARPA, permettendo così ad Ilva di continuare a produrre ai massimi livelli, come fino ad allora era avvenuto, a discapito delle prescrizioni ambientali. Questa notizia arriva proprio mentre stamattina 15 operai dell'Ilva sono stati intossicati per aver inalato fumi sprigionatesi dalla siviera di emergenza della colata a caldo dell'acciaieria 1 dell'Ilva, probabilmente a causa di un incendio. È il secondo caso di intossicazione in pochi giorni e con tutta probabilità non sarà l'ultimo se al più presto non si interverrà per risolvere il dramma ambientale vissuto quotidianamente dai lavoratori dell'Ilva e dagli abitanti di Taranto. Lo scorso 19 ottobre altri sei dipendenti del siderurgico Ilva hanno riscontrato grosse difficoltà di respirazione in seguito all'inalazione di monossido di carbonio e di chissà quali altre sostanze sprigionate nel capannone senza che nessun tipo di allarme abbia avvertito le maestranze. Come sappiamo tutti in quest'Aula, la pericolosità delle discariche nel territorio di Taranto è stata ribadita a più riprese da studi epidemiologici di tecnici e di esperti, confermati tra l'altro dalle ordinanze del GIP Taranto, che hanno ripetutamente decretato non solo la grande pericolosità ambientale dello stabilimento Ilva, ma anche il suo effetto certo e confermato sulla salute della popolazione. Anche i sindacati hanno inutilmente ribadito come l'acciaieria e le colate continue 1 e 5 necessitano di grandi e immediati interventi, partendo dalla salvaguardia della salute e sicurezza di chi Dovrebbe ci lavora, concludere, che Spessotto, allo stato delle gentilmente. cose non viene garantita. Quanti lavoratori dovranno ancora essere intossicati affinché si agisca attraverso le necessarie autorizzazioni ambientali per rendere sicuro l'impianto Ilva e le Onorevole sue discariche? Spessotto. Nel frattempo lo stabilimento Ilva di Taranto continua a inquinare, funzionando in assoluta violazione della direttiva IPCC e dell'AIA con la complicità del governo e delle maggiori forze politiche. La notizia dei 53 indagati nel caso Ilva e degli operai vittime di intossicazione rappresenta l'ennesima beffa non solo nei confronti della città di Taranto e dei suoi abitanti, ma anche al principio di legalità di cui impropriamente vi ergete a difensori. Grazie. Grazie, grazie, onorevole Spessore. Onorevole Caparini. Sì, grazie Presidente. Brevemente volevo sollecitare una mia interrogazione che è urgente in quanto, come spesso accade, come tutti gli anni accade, la RAI mette in atto questa pratica di sollecitazione del canone, in particolar modo del canone speciale, che sappiamo dovuto solo da una particolarissima tipologia di utenza, che però non viene specificata nel momento in cui la RAI indistintamente sollecita le imprese a corrispondere il canone per qualsiasi apparecchio atto a ricevere il segnale TV, però non spiegando al contribuente di cosa si tratta, qual è l'apparecchio atto a ricevere il segnale TV, e dando quindi una fuorviante indicazione fatta con poi lettere
con toni molto minacciosi che poi inducono i malcapitati imprenditori, artigiani, commercianti che hanno un semplice computer che utilizzano per la loro normale attività, non certo per guardare la televisione, ma lo utilizzano per produrre quel prodotto interno, contribuire alla produzione di quel prodotto interno lordo che ci permette di perdere interi pomeriggi alla Camera non legiferando. Allora, queste lettere inducono queste contribuenti a pagare il canone RAI in modo errato. Allora io ho fatto un'interrogazione chiedendo prima di tutto il rispetto dello